Ciao ragazze, allora oggi sono qui per recensirvi il kit viso della Vichy che ho ricevuto 2 settimane fa, se non erro, dal sito IPAMP o IPAMP, non so come si pronuncia, diciamo, correttamente. Vi lascio giù nell'info box tutte le informazioni inerenti a questo sito. So comunque per certo che sulla linea Vichy ha degli sconti, se non erro del 20%. Comunque non mi vorrei sbagliare, vi lascio scritto giù nell'info box, quindi se siete interessate, vi consiglio di consultare l'info box perché trovate tutte le informazioni utili. Allora, ho avuto modo di provare il kit della Vichy della linea Tint Ideal. Questo kit comprende questi prodotti qui, comprende il fondotinta fluido 5 tonalità, il fondotinta in crema 5 tonalità ideali, fondotinta in polvere compatto, terra abbronzante e roll-on 2 tonalità ideali. Ho avuto modo di testare il fondotinta fluido e il bronzer praticamente. I prodotti sono questi qui. I prezzi, allora in farmacia il fondo l'ho visto a 26 euro e la terra, il bronzer, a 28 euro, però su questo sito sono in promozione, quindi se siete interessate vi consiglio di consultare questo sito qua perché ha delle promozioni molto molto vantaggiose. Allora, il fondotinta che ho avuto modo di provare è questo qui, è nella tonalità 35, è un fondotinta molto molto liquido. Infatti va agitato per un'applicazione ottimale del prodotto. Ha una consistenza molto molto simile, se non uguale, per intenderci, alla BB Cream di Garnier per pelli miste e grasse, quindi è molto molto fluida. L'ho applicato con due tipologie di pennello, l'ho applicato con un pennello flat, diciamo da fondo minerale, e l'ho trovato davvero molto molto coprente. Si applica facilmente. Poi, come potete vedere, dal viso una luminosità, un incarnato davvero perfetto. Mi è piaciuto subito, sin dalla prima applicazione. Poi l'ho provato anche con il famosissimo pennello delle Real Techniques, il Buffing Brush, e anche quello lì pezzotto di Semidress, simile al Buffing Brush e all'Expert Brush delle Real Techniques. L'applicazione è davvero molto molto buona. Mi sta piacendo davvero tanto, è un fondotinta impalpabile sul viso, davvero molto molto leggero, ideale anche alle ragazze che riescono, diciamo, a portare il fondotinta anche in estate perché è davvero impercettibile. Per me questa colorazione qui in estate è chiarissima perché io comunque andando al mare mi abbronzo abbastanza e quindi mi risulta tipo bianca. Però le ragazze che, diciamo, non si fanno nere 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 andando al mare, è un fondotinta che consiglio di provare per la stagione estiva perché è davvero leggerissimo, ha una coprenza assurda e una durata davvero ottima. Non avevo dubbi su i fondi della Vichy perché mi hanno dato diversi campioncini in farmacia dei vari fondi, il Derma Blend, un altro, la BB Cream anche della Vichy, hanno una coprenza paurosa e una durata pazzesca, quindi sapevo che non rimanevo insomma delusa da questo prodotto. Allora, un altro prodottino interessante è questo qui. L'unica pecca, diciamo, è la colorazione, perché se non erro in farmacia l'ho vista anche in altre colorazioni questa terra abbronzante, la mia è quella lì, diciamo, più chiara. Volevo utilizzarla come cipria, però avendo un sottotono giallo e questa qui è palesemente rosata, non è adatta, diciamo, alla mia tonalità di pelle, quindi lo utilizzo come blush perché per fare tipo il contouring è molto molto aranciato, molto rosato, non va assolutamente bene. Se voglio dare un tocco, diciamo, abbronzato alla mia carnagione non si vede perché ho una carnagione, diciamo, olivastra, quindi questi colori molto chiari si perdono. Ha una texture molto molto bella, molto cremosa, sembra cremosa questo bronzer qui, anche se diciamo è un prodotto in polvere, davvero molto molto bello. Questo è il colore, come potete vedere, ed è abbastanza aranciato, non è per nulla adatto per fare il contouring, però lo sto utilizzando come blush e mi sta piacendo molto. Si sfuma facilmente.
e all'interno ha delle perlescenze luminose. Infatti questa linea qui credo sia una linea, diciamo, una linea, diciamo, con effetto glow sul viso, sia per quanto riguarda i fondotinta, che sono tutti, diciamo, illuminanti. Suppongo che sia illuminante anche questo qui in crema, e il fondotinta in polvere compatto. Io in farmacia ho visto soltanto questi due prodotti qui. Il resto della linea non l'ho vista, almeno nella farmacia, della mia città. E comunque, diciamo, il concetto di questa linea qui della Vichy è quello di dare al viso un tocco luminoso, sano, glow, anche per quanto riguarda i bronzer. Mi è piaciuto davvero tanto. Questo qui, diciamo, lo utilizzo come blush perché, voglio dire, non si nota, però per una ragazza che ha, diciamo, una carnagione che gli permette di utilizzare il prodotto per quello che è stato, insomma, per come è stato studiato, ovvero da bronzer, secondo me è davvero molto molto bello, perché anche se, come potete vedere, è molto molto chiaro, ha un'ottima ottima durata. Il packaging è fantastico, ha uno specchio enorme e anche il pennellino è molto molto buono, non è ispido per nulla. Infatti a volte per fare presto utilizzo questo pennellino qua, che è fatto davvero molto molto bene. E niente ragazze, vi lascio all'applicazione di questi due prodotti. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao! Con l'applicazione del fondo di Vichy vi consiglio di agitarlo un po' prima per una, diciamo, applicazione ottimale, perché è un fondo, come vi ho già detto, abbastanza liquido. Lo applico con un pennello di questo tipo, molto molto simile al Buffing Brush del Real Techniques o all'Expert Brush. Questo qui è del set che vi ho mostrato nel video precedente, preso da Semidress. Vado ad applicare il fondo sulla punta del pennello. Come potete vedere, il mio viso si vede, insomma, un po' di cuperosi, eccetera, eccetera. Per far prima, ho già fatto gli occhi. Questo pennello lo adoro perché permette davvero la stesura del fondo in maniera uniforme, molto, molto veloce, senza striature. È davvero buono. Simona che parla a scatti. Cioè, si può notare già comunque rispetto a prima la coprenza che ha questo fondo, a parte questo bozzo che ho, che lo devo coprire per forza con il correttore. Però potete notare, insomma, la mia pelle nettamente migliorata. Vado ad applicarne un altro pochettino. Quello che adoro di questo fondo è che non si avverte proprio. È da testare in estate, anche se io in estate non sopporto niente perché sudo come una capra. Quindi, per evitare che grondo veramente da far schifo, non metto su nulla. Anche perché, diciamo, mi abbronzo. Scusate se guardo, ma ho lo specchio. Anche perché mi abbronzo, diciamo, e quindi non ho problemi di questo tipo qua. Piace perché uniforma perfettamente la pelle, come potete vedere, dà un tocco bello radioso al viso, molto molto buono. Simile, diciamo, migliore ovviamente del Wake Me Up di Rimmel. Essendo un fondo illuminante, vi dà quest'aria radiosa al viso, questo incarnato bello luminoso, mi piace. Adesso vado a fare fronte. Per evitare che mi inguacchio pure gli occhi, cerco di stare un po' più attenta. Ho fatto solo gli occhi per fare prima, perché sennò veramente ci mettevo 3 ore.
Io non ho molte, diciamo, imperfezioni da coprire, però mi piace perché comunque mi uniforma bene l'incarnato e dato che ho, diciamo, delle chiazzettine rosse sulle guance, tipo cuperosi, me le copre bene, vedete? Dalla webcam, diciamo, non rende molto, però vi assicuro che copre abbastanza, anche, vedete? Lascia proprio un bel incarnato. La differenza, diciamo, rispetto a prima si vede. Ecco qua. Adesso vado ad applicare un correttore. Utilizzo questo qui illuminante di Maybelline, il Fit Me, per illuminare l'occhiaia. E per stenderlo utilizzo un pennellino di questo tipo. Questo qui l'ho preso da su eBay. Ho pagato il set da 4 intorno ai 3,80 euro, 4 euro, quindi 1 euro a pennello e sono davvero ottimi. Io adoro questo pennello in particolare per applicare il correttore perché è fatto in maniera angolato, è fatto in setole sintetiche. E comunque mi permette, diciamo, di pressare, come potete vedere, il correttore e quindi di dargli una maggiore coprenza. Io lo pigio proprio, come potete vedere, lo picchietto. A parte che questo correttore di Maybelline mi piace molto. Vi ripeto, io non ho una grandissima occhiaia, come si può vedere, però è bello illuminante. Io adoro i correttori illuminanti. Vedete che bello? Si vede niente, forse se metto così si vede. Molto molto bello. E sto registrando con la luce naturale, tra l'altro. Ha veramente un tocco di luce in più al trucco questo correttore qua. Infatti se lo ritrovo al banchetto magico per soli 3 euro me lo ricompro per scorta perché lo sto usando davvero tantissimo. Ecco qua. Adesso vado a fissare tutto con una cipria e utilizzo questa qui di Glossip che sarebbe un fondo compatto. Ve l'ho fatto vedere fino a vomitare. Però fa parte, diciamo, del mio progetto smaltimento prodotti e quindi lo utilizzo come cipria. E vado ad utilizzare il pennellone The Real Techniques, questo qui è il powder brush, che adoro. Per fissare, insomma, il tutto. Raga, non so voi, da voi, ma da me si schiatta di caldo, sembra luglio. Infatti sto sudando. Ecco fatto. Adesso procedo a fare il contouring con questa terra qui della New York Color che purtroppo, secondo me, è un'edizione limitata perché non l'ho più rivista da quel sapone. Comunque si chiama la Big Bold. Se la trovate ve la straconsiglio perché l'ho pagata tipo pochissimo, 3 euro, 4 euro ed è davvero buona. Utilizzo il contour brush dei Real Techniques e procedo con il contouring. Vedete? Sulle tempie. Ecco qui. Sulle guance invece vado ad applicare questo bronzer di Vichy. Oh, in realtà è un bronzer, però è molto rosato per me, vedete?
e dovrebbe essere un colore universale, anche se devo dire la verità, in farmacia, se non erro, ci sta, lo trovate, insomma, di altre colorazioni. La mia è nella tonalità. No, non ha tonalità questa, praticamente. Bronzing Powder Sun Kissed Glow si chiama. Se lo metto a fuoco, forse. Eccola qui. E lo vado ad utilizzare come blush. Diciamo, per applicarlo utilizzo il pennellino all'interno del prodotto perché è davvero buono e valido. Il fondotinta, scusate, non vi ho detto la tonalità, ma la mia è nella colorazione 35, anche se questo sito ha mandato, insomma, lo stesso prodotto, lo stesso colore a tutte le mie colleghe che hanno ricevuto, hanno avuto modo di provare questi prodotti. E quindi vado ad utilizzare questo bronzer, diciamo, sulle guance, perché come per fare il contouring o per, diciamo, dare un tocco abbronzato alla mia cornazzone è totalmente inutile perché ho una cornazzone olivastra e quindi non si vede assolutamente niente. Sulle guance invece, non lo so, mi dà un tocco tipo glow, mi piace, è molto discreto comunque. Naturale. Ecco qua. Sulle labbra vado ad applicare un primer e in questo caso utilizzo questo qui di Studio Makeup che va bene sia per occhi che per labbra. Lo prelevo con il mio ditino monco. Tra l'altro mi si è spezzata anche qui l'unghia, raga. Lo devo tagliare la prossima volta. Come vedete, è tipo un primer correttivo questo qui, perché non ho ancora avuto modo di farvelo vedere, insomma, all'opera. E per ultimo vado ad applicare un rossettino di pupa della linea AIM. Questo qui è il 201, che è un bellissimo nude. Ve lo faccio vedere. L'ho preso ovviamente con il coupon pupa insieme ad altre due colorazioni, la 405 e la 400. Questo qui è il rossetto ed è il 201. Questo nude qui, molto molto bello. E lo vado ad applicare sulle labbra. Ed ecco fatto ragazze, questo è il look finito. Questo fondo qui, vi ripeto, mi sta piacendo tantissimo, lo trovo molto molto coprente, ma mi piace in particolar modo per l'effetto che dà al viso, bello radioso, luminoso, impalpabile, insomma, sul viso. Non lo trovo un fondo pesante, pur essendo, diciamo, un fondotinta liquido. Davvero bello. E nulla ragazze, spero insomma che questa sottospecie di mi preparo con voi. E nulla, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze.